preparativi della torta. Mamma mia, che faccio. Vabbè, sono raffreddata, ragazzi, sappiatelo. Ok. Bene, questa è una torta alle pesche. Dato che io non mangio frutta, ho detto, vabbè, cerchiamo di mangiarla. Quindi con grazie a Benedetta Parodi, oggi faremo questa bella torta. Oddio, si spera. Secondo me verrà una ciofega. Anche perché è la prima torta che io faccio in vita mia. Da sola, autonomamente. Se non quelle le torte della Buitoni che schiaffi nelle... Allora, gli ingredienti sono... Gobbo, mi serve il foglietto che sale. Allora, 700 grammi di pesca. Aspetta, dato che questo è un post-it, io se l'attacco qua alla vita. Fighissimo. Ok, allora, gli ingredienti sono 700 grammi di pesche, sono 6-7 pesche, 400 millilitri di latte, 3 uova, 200 grammi di zucchero, 4 cucchiai di farina e la vanillina e poi zucchero a velo se volete. Procediamo. Allora, il latte. Il latte nel frigo, che devo prendere le pesche già stanno qua fuori. Poi ci serve lo zucchero, lo la farina, zucchero, la vanillina che non so dove ho messo. È caduto il foglietto. È caduto il mio gobbo. Che non reggerà mai. Ok, vabbè, la vanillina, questa è la vanillina, la farina. E la farina, ecco che è volata ovunque. Questi sono dettagli. Vabbè, quel foglio non ci vuole proprio fare compagnia, sto stronzo. Allora, vabbè, fatemi rilegare i capelli. Tagliamo le pesche. Madonna, dobbiamo tagliare le pesche. Una tragedia, qui mi devi aiutare pure tu, montiamo il cavalletto. Ok. Vai, vado a prendere il cavalletto. Aspettiamo il cavalletto. Benissimo, mettiamo 400 millilitri di latte e lo mettiamo a riscaldare. Non deve andare in ebollizione perché poi dovremmo unirlo alle uova. Quindi altrimenti le uova si potrebbero cuocere. C'è un'altra persona che partecipa. Ciao! Ciao! E ciao! Di ciao! Ciao! Holla, 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 Holland. Ok, wash. Holla. Altro che real life, vedi noi quando è real. Più real di questo, guarda, non si può. Ma la farina mi sta tutta a cadere. Poi, vediamo un po'. Oh, attenzione. Attenzione, battaglione. Poi, allora devi fare le uova con lo zucchero adesso. Ecco, unire le uova con lo zucchero. Dobbiamo mettere 3 uova e 200 grammi di zucchero. Qui c'era la cosa dello zucchero. L'ho visto. Quanto di zucchero? 200 grammi. Vabbè. Mm. 200. Mm. Vedi? 200. Vai. Zucchero. E 3 uova. Ora ce le metto qua. Una. Ma sono due. Come non so che è uova. Due. E 3. Olè. Battiamolo un po'. Okay.
dobbiamo aggiungere la farina. Yeah. Di farina dobbiamo aggiungere quanto? 4 cucchiai. E sono 1, 2, 3 e 4. E poi una bustina di vanillina. La 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 la. Prendete lo zucchero dolce. Olè. Olè. Ma. Ok, ecco, io non ho mai fatto. Non si fa così, no, ma pure Benedetta l'ha fatto così, quindi. Infatti. Prendetevela con lei. Oh, io voglio andare al pubblico a fare il pubblico di Benedetta. Lo sai che stanno cercando il pubblico? No, il pubblico. Le persone che vanno a cucinare insieme ad Ale su Sky. Ale chi? Ale Borghese. Davvero? Sì. Eh sì, perché è vero, lui ogni tanto ospita le persone normali. Ecco, devi uscire così. Yes, esattamente così. Il latte è spento? No? No, l'ho abbassato. Si spenge? Yes. Mi serve solo una teglia. Ecco. Teglia. Inquadratura. Vai. Allora, pulizza. Vai. Bene, il forno è pronto, 180 gradi per un'ora all'incirca. Yeah. Madonna, che calore allucinante. Ho paura. Beh, ci sono 180 gradi. Ho paura. Madonna mia, non mi brucio. Porco re, porco. Scusate. Ok, che dici? Andrà chiudi. Bene? Sì. Per quanti minuti? Per un'oretta. Mettiamo il timer. Che sì. Dici? Non ci siamo mai. Ma secondo me metti 40 minuti, perché a 40 minuti veniamo a vedere. Che punto sta, 45? Sì. Ok. Bene, e noi adesso che facciamo? Un video tag forse? Forse. Sì, sicuro. Andiamo. Video. Accompagniamo Cavallo a prendere l'autobus. Torno a casa. Ebbene sì. Vabbè, ma ritorno. Attento al palo. Ti ricordi quando sono venuta a Roma e stavamo appunto in quella viuzzola che io mi sono tolta la scarpa? E mi sono tolta il sassolino e stavo andando a sbattere contro il palo. No. C'è pure un pezzo di video in cui lo dico sto fatto. Sì, sì, ma lo sì. Ricordo. Madonna, sto proprio diventando vecchia. Memorata. Perché oramai hai passato io. 20 anni. Hai passato allora io. Appunto. 25. Ma io sono quelli 26 che dicono ho superato i 30, i 40. E poi e sono quelli che superano i 20, perdono la memoria. Famosissima. Perdita di memoria dopo i 20 anni. Va bene. Che bella Foggia, io amo Foggia. Addirittura. Sì. Lo dici pure con enfasi. Sì, sì, no, ma proprio mi piace stare. Boh, io adoro il caos. Vabbè, sì, ti piace Roma, ovviamente. Esatto. E quando vengo a Foggia, siccome è stato secondo me il mio primo caos nella vita. Provenendo tu da una cittadina. Cioè, poi quando dicono Foggia c'è tanta delinquenza, davanti ai miei occhi non l'ho mai vista. Ma no, ma neanche davanti ai miei occhi è mai successo qualche cosa. Hai capito? Oddio, no, aspetta, dico bugie. Una volta stavo nella pizzeria di pizza che vende pizza. Al trancio.
c'erano, è una pizzeria famosa dove vanno tutti i ragazzini. E c'era praticamente iniziata una discussione tra dei ragazzini. A un certo punto si è visto un ragazzo che ha preso una bottiglia e l'ha suonata in testa ad un ragazzo, quindi c'era questo ragazzo tutto sanguinante. Il bello di questo episodio è che quella sera, giusto quella sera, era uscita con noi una ragazza della mia classe, delle superiori, che praticamente non usciva mai. E quella è stata la prima sera che è uscita con noi e ha detto: Ecco, ragazzi, quindi io mi odia, Foggia. sono uscita oggi e non esco più. Quindi insomma le comiche, perché mi Ma ricordo questo invece a episodio. me piace, non lo so, mi piace tutto. Mi piace il fatto che ci siano i negozi, le strade affollate. Mi piace la sera che stanno tutti i ragazzi da una parte. Non lo so, mi piace. Vabbè, dai, Solo che malvagio. adesso ritorno nel mio triste paese. Oddio, che mi piace anche il mio paese perché proprio è triste, malinconico. E a volte anche quello è carino, però boh. Attraversiamo adesso, va. Così. Attenzione, Yaris. Ah, dicevo, Ok. non la macchina, la marca. Sì, Yaris. E questo è il Museo Provinciale di Storia Naturale, che però praticamente è abbandonato a se stesso. E qua c'è il Guggenheim, che è un bar della biblioteca. E poco più giù c'è la biblioteca provinciale, davanti al quale Cavallo prenderà l'autobus. Anzi, il pullman, perché è un pullman, a dir la verità. E niente, Io poi questo. penso che Pullman magari solo da noi felice. No, no, pullman è ovunque. Noi diciamo circolare invece di autobus. Ti ricordi? Almeno io mi ricordo che quando sono Oppure andata a bus. Napoli. Pure bus, sì. Mi ricordo che quando sono andata a Napoli specificai questa cosa della circolare. Perché a me viene da dire Sì. circolare. Ma io molte volte quando a Roma trovo i ragazzi che dicono: no, dobbiamo prendere la circolare, subito dico: sono foggiani questi. Perché pure sono solamente noi. Gira a Svoltare sinistra, a sinistra. sinistra. Na, na, Siamo na, na. arrivati. Eh sì, questa è la biblioteca provinciale. E Cavallo che attraversa la strada. E noi che moriamo. Ma Oh, quanti ragazzi in biblioteca? Ezzeca. Dovevo stare lì, ma in realtà sto qui. Ti ho rapito io. Yes.